Ragazzi, un saluto dal vostro Frankie di quartiere. Come state? Mi auguro bene. Io in realtà sono un po' raffreddato e mi sono fatto un tampone e risulto positivo. Quindi è da qualche giorno che non mi vedete in live, ma tornerò presto. Comunque non l'ho preso fortissimo e in realtà devo dire che rispetto agli ultimi 2 giorni sto molto bene. Comunque, chiaramente in Telegram io resto super attivo e qualcuno mi ha portato all'attenzione un video fatto da due ragazzi che non conoscevo. Ragazzi, chiaramente questo video lo faccio per farci quattro risate e non è assolutamente volto a offendere nessuno, tantomeno i due ragazzi interessati, che comunque saluto perché hanno un canale YouTube. Leon e Ada si fanno chiamare, ricordano molto Ryder e Midna, ma probabilmente è solo un caso. Direi di partire con questo video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi per la Ciao, nostra rubrica ciao. retro siamo qui, come potete aver già intuito dal vabbè, titolo, miniatura e dalla schermata di poco fa, con Final Fantasy VII, Dotemu. l'originale. Che non abbiamo mai giocato, Ah, non specifichiamo. l'hanno mai No, mai, giocato. perché io questi qua li volevo recuperare ai tempi della PlayStation 3, però visto che era in inglese comprai solo l'8 e il 9 che erano italiani e questo lo lasciai da parte. PlayStation Iniziamo 3. subito. Oh, bello questo Chocobo. Come caricamento. Allora, ricordiamo che questo va a coprire le. Ci sono. E tutti il gioco, no? Gioco completo che quindi va molto oltre il remake. Però le prime 6 ore vanno a coprire il gioco, il remake completo, no? Noi adesso non faremo neanche la prima ora, vedremo giusto un po' Ah, intende le l'inizio. prime 6 ore Vediamo del come. gioco Oh! originale coprono il remake, la prima parte del remake. Ah, Ok. iniziamo uguale però. Sì. No, ma dai, inizia uguale, cavolo. Non so, sembra un po' un cartone animato. Sì, vabbè, adesso sì, però diciamo questo era il realismo ai tempi della PlayStation 1. No, Era questo non era il grafico realismo. proprio, No, no? Leon, non è. 97, quindi il gioco ha fatto 24 anni. 24 anni. Diciamo sconvolgente come sono cambiati i Forse tempi. erano Vabbè, sì, 25, non lo 24 so. anni che sono tanti, però. Perché questi tremano? Questi sono in risalto perché hanno le animazioni, no? Oddio. Cosa sarebbe Jesse? È Wedge. Vale, E diciamo quello che sospettavo, che adesso guardandolo effettivamente ancora di più, cioè sembra proprio una versione parodia fatta tipo a cibi, tipo un minigioco ispirato. oddio. Un Però è minigioco carino tutto ispirato, sommato, parodia. cioè. Oddio. Se la vedi in questo modo, sì, però se tu pensi che questo era un gioco proprio. Vabbè, in realtà io penso che al tempo l'avrei visto molto come un giochino tipo quella un po' Disney, anche meno, perché poi qua è proprio una grafica Disney? da tipo Lego. Sì, tipo Lego? Lego, queste braccia così. Vabbè, più che altro la cosa brutta è che ci sono questi personaggi che sono più in rilievo e lo sfondo che è proprio uguale, preciso, è pure tutto sfocato. Ah, beh, sì. E poi vedi, loro cambiano perché adesso lui non è più quello di prima Non e è più diventano quello un di prima. altro modello che è quello della battaglia. Si Ah, è sì, è tipo vero. evoluto e diventano quello dei filmati in sostanza. Beh, posso già dire che a livello di giocabilità non è malvagio, perché comunque non Ma hai sembra fatto un il gioco. A parte, attacco? vabbè, lasciando il fatto Come fai a dire che dell'inglese, no? non è malvagio? Hai fatto un attacco, Però zio. diciamo, sorvolando su questa cosa dell'inglese, che comunque bene o male, almeno la prima parte la conosciamo grazie al remake. Vabbè, ma Avevo perché non quello, sapete diciamo, l'inglese. l'inglese? Ma no, Ecco, quella dai, non è parte dove già vero. si sta aprendo Sì. la porta. Però qua ci sono arrivato subito. Lì invece c'era molto più Sì, sì, camminata. sì. Beh, Qua possiamo scegliere il nome. rimaniamo così. Cioè, diciamo, quello più simpatico è Barrett, per come si vede. Diciamo è molto Barrett di Midovia. Ma dai, ma perché dobbiamo scegliere i nomi di tutti quanti? Vanno bene. Vabbè, però prima fino al 10 ti faceva scegliere il nome Ah, di. di tutti? Beh, Cioè, poi Leone il 10 dei intenditore, personaggi ragazzi. no, Di però Tidus, di sì. Diciamo, Tidus e delle invocazioni sì. sono di poche parole perché sto rimanendo abbastanza sconvolte. Vabbè, ma Sconvolta. allora il punto è questo, cioè. Sta parlando, non Il stop, gioco è dall'inizio del bellissimo, video. uno non può dire nulla, nel senso che il gioco è bello. Però se tu Però? metti davanti questo remake, è normale che
si preferisce il remake. A me non c'è l'effetto nostalgia. Non cosa... hai giocato prima questo. Sono due giochi diversi, Leon. Sono due giochi diversi, non devi fare un paragone. Ma soprattutto non puoi farlo il paragone, non l'hai giocato esempio, l'originale. Un po' te come Alex Kidd, con il remake del vecchio. Alex Kidd. In realtà lì non tanto, perché comunque Alex Kidd è sempre stato un gioco molto pupazzoso in ogni caso. Pupazzoso. Il gameplay non è cambiato minimamente. Sicuramente tu li hai giocati tutti gli Alex Kidd negli anni 80 e 90. Ci sono i mostri invisibili e ti parte la battaglia. Però è proprio il fatto i mostri invisibili. E comunque è proprio un minigioco. Cioè, tipo questo vedere come una versione free to play che hanno rilasciato gratis. Sì, sì. Tipo un omaggio. Non sarà forse che sono i giochi free to play che sono ispirati ai grandi classici dell'era PlayStation, no? È una versione gratuita. Per esempio, se tu sei un ragazzo di oggi che non conosce minimamente Final Fantasy, tipo voi, non si informa nemmeno su internet, Wikipedia, quello che sia, tipo voi, non, cioè, questo pensa che è tipo una versione gratis, non fa mai a pensare che questo tipo te adesso. Ah, beh, no, perché rispetto ad altri, cioè, diciamo, è cambiato così tanto che sembra una versione un po' a parodia, un è po' cambiato parodia, sempre sta parola parodia ovunque, che poi tutti hanno elogiato, diciamo, no? Anche se vabbè, qui si parla comunque di PlayStation 1, quindi vabbè. Però capito, vabbè, PlayStation 1 fa schifo. Sarà più drammatica, seria. Con loro così pupazzosi non riuscirei tanto a vivere. Sì. Forse da più piccolo sì, perché c'era più immaginazione e resta. Adesso però mi viene più che altro da ridere. Tipo se muovo, ti viene da ridere, una, credimi, non siamo in due. Siamo in due. Gioco, e iniziato già a nominare i personaggi tipo Mingherlino, capelli a punta, e Barrett, mettiamo tipo faccione. Che ridere! Parata, no? Mi sembra proprio dei pupazzetti. Cioè, che zitto, lo chiamiamo Micione? Come si muovono, le realizzazioni delle mani e tutto. Sì. Ah, questa era quella scena carismatica dell'ascensore. La scena carismatica. Non c'è nemmeno un filo di doppiaggio. Cioè, non c'è nemmeno un filo di doppiaggio. Scandaloso. Ovviamente comunque era un lavorone al tempo, perché il gioco è così vasto. Vasto che hanno così basso. 3 CD, però. 3 CD e poi... Sì, è che noi abbiamo la versione Platinum. C'è il quarto CD che però è la demo di Final Fantasy 8. Diciamo, vabbè, adesso non posso proprio giudicare che io non l'ho visto ai tempi, sì. Si vede, si vede. Forse per salvare. No. Più che altro vanno anche molto più veloci in tutto, perché pensate che stanno completando la missione del primo reattore, che era anche la demo del remake, più o meno ci voleva un'oretta per finirla, e sì, il punto per salvare. Comunque loro la stanno completando all'incirca siamo in 10 minuti di registrazione. Ma loro chi? Loro... Non ho capito, ma perché non l'hanno mantenuto? Forse perché erano troppo pesanti mantenere quei modelli per tutta la camminata. Sì, penso di sì. Era troppo pesante. Era troppo pesante. Ecco, qui metto la bomba. Ma perché non leggete mezzo dialogo? Ah, questa è quella sua visione con il mal di testa. Ah... Adesso dovrebbe essere il boss. Ah, sì. E c'ho il mal di gola. Vabbè, sì, infatti vanno proprio velocissimi. Cioè... Anche no, che noi, no, tipo in questo caso. Vanno cioè, velocissimi perché avete attivato il turbo. In questa modalità, in questa remaster, c'è la modalità turbo che avete attivato senza accorgervene. Una versione tipo. Così. Così. Posso dire? Così, tipo una versione per smartphone. Lei ce l'ha è la quarta volta che lo dici, di qualcosa di diverso. Non è male da giocare, no, no, infatti la giocabilità in realtà va bene, perché in realtà si può di un gioco a turni. Ma come fai a parlare di giocabilità? È il tutorial. No, non hai fatto niente, non hai nemmeno aperto il menu. Persissimo. Comunque, una cosa che tu puoi tranquillamente giocare, perché comunque... Oh, 10 minuti, fuggi! Sta dicendo come tu lo puoi giocare, perché comunque i comandi non sono inceppati, perché a parte un po' i movimenti non sono proprio chissà quanta che fluidità, però ci sta tranquillamente. Durante la battaglia basta semplicemente premere i tasti. In questo caso in realtà
Basta premere i tasti durante la battaglia. Invece nel remake giochi con la mente, col pensiero. Premi solo attacco, non c'è bisogno di fare chissà le grandi strategie. Beh, forse perché adesso siamo all'inizio. E invece nel remake... loro dicono le battute molto simili a quelle del remake, no? No! Non sarà il contrario. Molto simile a quelle remake, quindi sembra un po' come a dire stai ripercorrendo velocemente tutto quello che fai nel remake nel modo più completo. Sembra tipo Final Fantasy XV, quella Pocket Edition. Questo sì. Ma guarda, il 7 la devono fare, mi sembra. Ho detto, Sì, la vogliono fare, che esce solo per cellulare, mi sembra. Ovviamente adesso... Quello si chiama Ever Crisis, non c'entra niente con la Pocket Edition. Stiamo dicendo che questa edizione è peggiore del remake... tutto e per tutto. Perché a livello di storia il remake non è nemmeno finito, quindi non si potrebbe nemmeno giudicare. Però, ma noi, voi non sapete di cosa state parlando! Tacete! Per Dio, tacete! Quindi in mano questo gioco, o l'originale, preferisci il remake? Occhi chiusi. Perché comunque l'originale è carino da giocare, ma... E per, soprattutto per i nostri... E di vostro è Frost Granatissimo. Infatti ti stavo per dire a te all'inizio. Non c'è stacco tra voi che parlate. Qui il gioco continua a skippare in avanti. Ma non c'è stacco tra di voi. Invece siamo già arrivati in 15 minuti. 10 minuti. Ma è inutile che... Siete arrivati in 10 minuti perché avete messo il turbo. Per 3, scritto là in basso, per 3. Perché è divertente vedere come race in questo modo. Ah, lei la incontra proprio subito, non certo lasciare la palla con Jesse, sì. Incontro col maniaco. Ovunque. Oh, ah, peccato. Non vedo dai soldi a sto genio. Tipo queste battaglie sono veramente facilissime, non c'è nessuna emozione nel viverle in questo non momento. C'è nessuna emozione! Che... È il tutorial! Oh. È il tutorial! Standard, difficoltà normale e basta. Però ho già detto, questo è l'inizio, bisogna vedere più avanti. Vedi, ogni tanto lei accende la lampadina. Era già molto più... Ti distraevi, anche contro il ragno, tu morivi. Vado. No, cioè, nel senso, sì, magari voi morivate. Un giocatore normale non muore questo al primo boss. Stanno pensando che Claude è morto, adesso lui arriva... Ah, chi si apre la porta e arriva. Sì, è vero, è vero. È vero. Detto, hanno fatto anche le versioni action figure sul sito della Square Enix, proprio così. Alla fine sono carini pure, cioè non è che sono male. Cioè, pensa a te, che carini. Sì. Però sono carini adesso perché noi conosciamo già la versione realistica. Proprio così, cioè, tu per esempio vedi un trailer di questa scena, e manco se sta bambinando. E quello sì. O dici Lego coso, dico. Ma voi avete iniziato a videogiocare in era PlayStation 4, immagino. Se cambiano vagone. Ah, sì. Ah, lui si è litigato con quei due della scena, però si è visto giusto l'ha fatto... E se sono fuggiti. Anche questo. Ma che vuoi ci fa cavare il muro? Rido. Ma si scollega pure, guarda. Si ride a metà, la pancia alle gambe. Non so che cosa sta succedendo. Se magari leggessi, capiresti cosa sta succedendo. Oh, eccoci, ne arriva in città, cioè in quel settore. Sì. Oddio, com'è strano questo il settimo cielo. Vabbè, diciamo che è stato ricreato bene perché ci sta proprio tutto. Però... No, non è stato ricreato. Non è stato ricreato. Ok, questo è un buon punto comunque per fermarsi. Questo è quello originale. Comunque, che dire, sicuramente ne parleremo meglio nel video di invecchiato bene oppure no. Diciamo... Invecchiato bene oppure no? Convolgente. Cioè non finisce qui questa tortura? Fateci sapere voi se siete tra quelli che l'hanno giocato al tempo o poco dopo o anni dopo o se non l'avete mai visto e conoscete solo il remake. Oppure non conoscete proprio niente. Tipo voi. Come sempre invitiamo a lasciare un like, a condividere e ovviamente iscrivervi. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao. Quindi uno vi deve pure mettere il like dopo sta roba. Vi deve pure mettere il like. Ragazzi, il video si commenta da solo.
Allora, partiamo dal presupposto che io ho un canale YouTube, però tendo a parlare delle cose che conosco, cioè se non conosco una cosa di solito non mi metto a sparare sentenze e dare giudizi. Cioè, un conto se vuoi fare una reaction di qualcosa che non conosci e quindi ti devi limitare a guardare e giocare, leggere, i dialoghi vanno letti, se non li leggi, magari non giochiamo alla velocità per 3, giochiamo alla velocità per 1, forse, e soprattutto un gioco da 60 ore, un JRPG da 60 ore, tu non lo puoi giudicare per i primi 13 minuti a velocità per 3 che giochi. E proprio, non sta né in cielo né in terra, ragazzi, quindi per favore non fatela mai più una cosa del genere. Parlate delle cose che sapete. Parlate delle cose che sapete. Parlate di Pokémon. Parlate di... non lo so cosa sapete, perché da questo video sembra che non sappiate nulla. Parlate delle cose che sapete, per favore. Non fate più video del genere, perché poi rischiate solamente di attirare cattivoni come me che si mettono poi a fare un video reaction, che si vede che siete dei bravi ragazzi. Però... Leon, Ada, ma vi pare? Stiamo dicendo che questa edizione è peggiore remake. Ma vi pare? Smartphone. Ma vi pare? Dai, su. Fate i bravi. Non lo fate più, eh? Ragazzi, se fate altre robe di Final Fantasy, io faccio altre reaction. Vi vengo a prendere, eh? Ve lo dico. Ve lo dico. Un saluto. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e appena guarisco prometto torno in live. Alla prossima, raga. Abbaio.